Ciao Franco. Ciao. Anche quest'anno siamo venuti a dare un'occhiata a cosa succede al concorso letterario e ci racconti un po' com'è andata quest'anno tra le curve. Cos'hai scoperto quest'anno? È che siete riusciti a farlo anche durante, diciamo, tra una pandemia e l'altra. Che... Sì. Sì, ci siamo inventati questa cosa su Dostoevskij perché non era facile trovare un'idea che reggesse un pochettino quell'aspettativa culturale che in modo presuntuoso vogliamo mantenere tutti gli anni, perché l'anno scorso abbiamo parlato della Torino nascosta e abbiamo fatto tutto tramite una piattaforma che, se non ricordo male, era quella di Zoom, tutto online. Sì. Ed è andata bene, insomma, è venuto gamba rotta, c'erano i registi, no, scrittori torinesi, insomma è stato interessante. Quest'anno volevamo farla in presenza. Sì. E dare questo tono, visto che l'incipit era dalle notti bianche di Dostoevskij, parlare di Dostoevskij, visto che in qualche modo questo 11 novembre 2021 sono 200 anni dalla nascita. Certo. E quindi abbiamo tentato di fare delle cose più rappresentative e teatrali, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Già riuscire a farlo in presenza è stata una grande vittoria, perché con i tempi che corrono assolutamente, diciamo. Sì, e poi comunque, come dire, volevamo conoscere di più noi stessi questo autore Dostoevskij, perché io, parlandone in redazione, ci siamo resi conto che Dostoevskij è veramente un autore che si incontra a scuola. Sì. E poi lo si lascia un po' da parte. Anche perché non si ha la maturità, anzi, probabilmente si incontra questo muro che è Dostoevskij. No. Probabilmente è un po' come i Manzoni letto a scuola, cioè Promessi Sposi, che se non letto a scuola è un bellissimo romanzo, letto a scuola è pesante. Ecco, sì. Dostoevskij farà quell'effetto lì. Io penso di averne letto un brano piccolissimo e quindi abbiamo cercato delle persone che potessero raccontarcelo, abbiamo cercato dei film che potessero raccontarcelo e ne sono stati fatti parecchi. E quei due di cui abbiamo parlato, Le notti bianche e Luchino Visconti, è assolutamente dopo quello russo di Grigori del 39, di cui non c'è traccia, c'è, ecco, solo nei libri, sì, di nei storia libri del cinema. C'è questo di Visconti perché c'è Mastroianni, c'è così, e poi questo qua di Bresson che pochi conoscono anche perché lui gli ha cambiato completamente il titolo. Sì, l'ha inventato poi. Sì, ma poi non parlano, è tutto rumori, è tutto. Bresson è un autore, come dire, piuttosto difficile, che non tutti conoscono, insomma. Certo. Se uno parla del diario di un curato di campagna, dicono: ah sì, è di Bresson, ecco. E quindi sono quelle cose lì. E poi, insomma, il fatto di poter premiare tre concorrenti, mi faceva notare uno dei redattori, tutte donne. Praticamente tutta la prima prova di scrittura. ci ha gratificato molto, insomma, nel senso che è stata una bella esperienza anche quest'anno. Com'è stato censire i racconti, avere la giuria sparpagliata perché erano tutti quanti? Guarda, è stato difficilissimo perché la giuria non si è mai incontrata, ha fatto tutto via email e poi di fatto, come dire, hanno fatto una scheda molto elaborata, dando dei punteggi e tutto quanto e comunque alla fine il risultato c'è stato. Indubbiamente. Anche perché Luca Buggio, come dire, mi fa: ma io non ho mai fatto presidente della giuria. E faccio: vabbè, scusa, sei lo scrittore del momento, un po', come dire, un po' di sapone non guasta. E quindi ci siamo messi d'accordo, lui l'ha gestita in questo modo. E come raccontavo prima, oggi è ammalato e quindi non ha potuto essere presente. Avete già delle idee per la prossima edizione? Nessuna. Nessuna? Ah, complimenti. Fantastico, eh? Sì. Nessuna, vedremo. Li vedo pronti per il prossimo. Sì, noi siamo nati pronti. Bene, quindi aspettando che a Franco e soci arrivino idee per fare il nuovo concorso letterario, anche per questa volta da Radio Impronta Digitale è tutto e ci vediamo sui canali di Radio Impronta Digitale.
Ciao a tutti. Tutte queste interviste le trovate ovviamente su YouTube. Ciao.